Allora, oggi è la giornata nazionale della sicurezza in mare, si parlerà anche dell'operazione estiva Mare Sicuro. In che cosa consiste e di che cosa parlerete nello specifico oggi? Allora, sì, oggi è la giornata dedicata alla sicurezza in mare, è una giornata in cui Lega Navale e Capitanerie di Porto cercano di rinnovare i principi per una corretta fruizione del mare per chi la vive su una barca per diporto, quindi per diletto, cercando di godere della stagione estiva. Stagione estiva che ormai è alle porte, è iniziata, noi ci stiamo organizzando come Capitanerie di Porto, rivedendo e aggiornando tutta la normativa di sicurezza. Faremo a breve una nuova ordinanza di sicurezza balneare che tiene conto delle realtà locali e delle esigenze di conciliare un po' la fruizione del mare, sia per chi la vive dalla spiaggia, sia per chi invece va per mare e su una barca da diporto. Saranno poi riviste anche altre norme legate alla sicurezza della navigazione, che faranno parte di un pacchetto che sarà a breve emanato dalla Capitaneria di Porto e che sarà poi posto all'attenzione di tutti gli utenti, tutti gli operatori, con un'apposita conferenza stampa che faremo nel mese di giugno. L'informazione è molto importante riguardo appunto ai bagnanti e la balneazione. Il vostro lavoro ogni anno ha dato ottimi frutti. Certo, l'informazione è prevenzione. L'anno scorso abbiamo potuto chiudere il bilancio della stagione estiva con una vera notizia. La vera notizia è stata che non ci sono stati decessi, quindi non un bilancio fatto di feriti, morti e soccorsi, ma un bilancio fatto di un'organizzazione che ha consentito a tutti di vivere la stagione estiva senza drammi, ed è questo lo scopo che noi ci poniamo. Quest'anno allo stesso modo cercheremo di fornire quel bagaglio di principi, precauzioni, consigli che noi, oltre a indicarli all'interno dell'ordinanza di sicurezza balneare, faremo nostre in un'apposita bacheca che inseriremo sul sito online della Guardia Costiera di Mazara e che conterrà i consigli ai bagnanti, ai diportisti, le informazioni utili, tutti i riferimenti normativi, in modo che l'informazione sia a portata di tutti in ogni momento. Accanto a me il vicepresidente della Lega Navale, Angelo Ditta. Un incontro interessante quello di oggi con la Capitaneria di Porto per la sicurezza in mare. Oggi giornata importantissima, la Lega Navale Italiana, come ben sapete, tra gli scopi principali, anzi forse il principale scopo, è quello di divulgare conoscenza e cultura del mare, figurarsi in questi, quindi ogni iniziativa è buona per approfittare e approfondire questo argomento, figurarsi una giornata di questo, una giornata nazionale per la sicurezza in mare. È importantissima la presenza di molti giovani studenti, perché da lì parte il futuro e la crescita e lo sviluppo della nostra città. Studenti che vivono a Mazara del Vallo, che vivono il mare ogni anno, ed è giusto anche che sappiano, che siano informati riguardo le norme. Assolutamente sì, sappiate pure che noi abbiamo qui ormeggiato un'imbarcazione dell'Istituto Nautico di Mazara e i ragazzi vengono a fare l'esercitazione qui da noi, partono da noi, quindi sono molto vicini al mare e alla nostra realtà. Con noi anche Giovanni Vaiana, presidente della Lega Navale di Capogranitola, oggi una giornata veramente interessante volta all'informazione verso i giovani. Esatto, è un'informazione molto importante perché i giovani debbono capire che cosa significa essere in presenza del mare, perché il mare è molto importante, è una sicurezza che noi dobbiamo mettere all'atto di tutti, soprattutto i giovani, i piccolini che vanno a mare, gente che viene da dentro terra, che si sposta verso il mare, che non sa esattamente quelle che sono le sicurezze, perciò dobbiamo prevenire meglio che curare, questo diciamo è molto importante. Fortunatamente abbiamo il comandante della Capitaneria di Porto, abbiamo diciamo le istituzioni che ci rappresentano abbastanza bene e mi auguro che i ragazzi apprendano in effetti veramente la presenza e la sicurezza del mare.